Springfield sono davanti alla Banca Nazionale. Credo sia in corso un 3-7. Do un'occhiata. Non preferisce forse aspettare che arrivino i rinforzi? Negativo. Non mi serve una baglia per sventare una rapina. È così che si fa. Gente Rinfield è nei guai. Muoviamoci, Jones. Speriamo che non sia troppo tardi. Ma che diavolo gli è successo? Dall'aspetto sembra uno che è appena inciampato in un fantasma. Un fantasma, eh? Rinfield, questa è la storia più ridicola che abbia mai sentito. La prossima volta direi di aver visto il lupo mannaro. Deve credermi, era peggio del lupo mannaro. Sono a pezzi, per questo mi prendo un lunghissimo riposo. Anche noi due l'abbiamo visto. Questo sì è un bel problema. O forse la soluzione dei nostri problemi. Se tre validi poliziotti hanno chiesto un periodo di riposo, c'è da augurarsi che Mahoney e compagni invece lascino la polizia. Deduzione ineccepibile, signore. Sì, ok, buffoni, toglietevi i tappi dalle orecchie. Tre dei miei uomini migliori hanno visto il fantasma ed ecco il risultato. Hanno confuso lo shampoo con la candeggina. Non scherzerete più quando ve lo troverete davanti. Dicono che quel tipo sia alto come un gigante. E poi le sue dita di scheletro hanno unghie affilate come lame di rasoi. Ma la cosa peggiore è che il fantasma è senza faccia. Aiuto! Esci subito di lì! No! Mi ha preso, ti prego, non farmi male! Aiuto! Silenzio! Ora vedete di catturare quel fantasma o come prossimo incarico vi farò lustrare tutti i canili del corpo K9! Ok, ragazzi, la caccia al fantasma è aperta. Ehi, hey, ragazzi, qualcuno è entrato nel museo della contea. Sembra che si tratti del fantasma. Va bene, gente, il lavoro ci chiama. Ricordate, non dovrete mai guardarlo in faccia. Ma allora è facile, quel tizio non ce l'ha. Oh, no! Avverti quelli del museo che la cavalleria è in arrivo. So io come potremmo proteggerci da fantasma. Davvero, Sed? E come? Rinfield ci ha detto di non guardarlo in faccia. Potremmo usare uno di questi. Attento alla fontana! Batum batum batum, batum batero, batum batum batum, batum batero. Adoro immensamente il brivido. Siete pronti, gente? Pronti! Comincia la partita a guardie e ladri. Siamo qui! Bene, ora dividiamoci in coppie. E io che faccio? Tu vali almeno per due, House. Sicuro? Hai ragione. Sono molti i piani da ispezionare, sbrighiamoci. Chi è quel tizio? Sembrerebbe uno importante.
È Atlante, regge il peso del mondo, lui. Non mi sembra un grande sforzo. A noi tocca reggere quel macigno del capitano Harris. Ma non mi fa mica tanto ridere. Oh, gli insetti mi fanno schifo. Oh, non dirmelo. Cos'è stato? Veniva da quella parte. Le tarantole. Ah! Oh no, visto che hai combinato. Altro che fantasma, qui al massimo troviamo Biancaneve e i sette nani. Gli ordini sono di ispezionare, ed è proprio quel che faremo. Hai ragione, Callahan, devo aver perso la testa. Fermo lì, furfante! Hai il diritto di non parlare e di richiedere la presenza di un avvocato. Il fantasma! Può considerarsi davvero fortunato, signore. Quella risata proveniva da questa sala. Avete sentito anche voi? Puoi scommetterci il tuo bazooka, carina. Quando è che quel vile fantasma smetterà di ridere e si deciderà a farsi vedere? Vi accontenta subito, sbirri! Il fantasma? Ehi, guardate, è vivo! Beh, forse è un po' denutrito. Mangiati un po' di piombo! Ti ha preso in parola, Tuck. Hermille Hot Dog, non muovetevi di lì! Speriamo sia allergico alle divise ripiene. Vai, pallina! Wahoo! Strike! Oh, mio eroe! Questo posto mi fa venire i brividi. Mi sembra quasi la casa di zia Elsa. Sed, ehi, dico, Sed, dove sei finito? I miei occhiali! Oh, non ho nemmeno quelli di scorta! Saluti a te, agente! Chi parla? Non riesco a vederti. Ti farebbe piacere, non è vero? Fissa il tuo sguardo sul volto del fantasma. Ti dichiaro in arresto. Come? Non sei terrorizzato? Direi proprio di no. Alza le mani. Maleducato. Sui, Jack, che è successo? Il fantasma, credo. Su, acciuffiamolo. Eccolo là. Voi copritemi. Guarda cosa c'è qui. Vernice. Sono qua! Grazie, House, niente male. Alla prossima, cari! E il diavolo se lo porti. Mooney è tornato, hanno visto il fantasma. I capelli sono bianchi? Come la neve. Allora daranno le dimissioni! Questo è il giorno più bello della mia vita! Non sapevo che lei fosse così portato per la danza. Vedi di piantarla, idiota! Possiamo dirle due parole? Oh sì, con piacere!
Vediamo se indovino, volete dimettervi in massa? Oh, no, signore, ci basterebbe una bella doccia per toglierci questa calce. Calce? Calce. Calce! Oh, calce! Ormai ci dava per spacciati. Sogni d'oro, Sweet Chuck. E buon riposo anche a te. Sweet Chuck. Sweet Chuck, dove sei? Aiuto! 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 Polizia! Calma un momento, sono io la polizia. Che c'è da strillare? Il fantasma ha rapito Sweet Chuck! Dove l'avrà portato? Se soltanto avessimo un piccolo indizio. Sul portellone della macchina c'era Sweet Horse Castle. Questo si chiama un indizio. E allora che aspettiamo? Vi raggiungo subito appena mi si saranno svegliati i piedi. Ecco, questa è la macchina che io chiamo Trita polverizzatrice di poliziotti. Sono contento di non riuscire a vederla. Un poliziotto che non mi teme costituisce un grave problema per la mia attività. E questo tipo di problemi è meglio eliminarli sul nascere. Liberissimo di urlare se vuoi. Rende la cosa ancor più divertente. Beh, in questo caso... Aiuto! Sweet Chuck è là dentro! Riconoscerei i suoi strilli fra mille! Fermo, Zed! Un altro passo ed eri finito. Lasciate fare a me. Grazie, Aitam. Su, tocca a te, House. Io? Camminare su quel coso? No, grazie. Un bel ululato fa meraviglie. Tac, Callahan, il portone è sprangato. Ecco fatto, adesso non più. Avete un modo di bussare molto convincente. Benvenuti nel mio castello. Entrate pure, se osate. Grazie dell'invito. Dobbiamo seguirli, capitano. Sì, però mantenendoci a debita distanza. Pattuglia, halt! Questo posto è disseminato di trappole. Non toccate quel filo. Ma guarda che manette originali! Ma mollatemi! Come faccio a liberarmi? Un bel colpo e via. Ci penso io, Tac, vuoi? Giri, 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 giri. Puoi tenerle come souvenir. Non perdiamo tempo. Un piede qua sopra e non hai il tempo di dire ciao. Il nostro fantasma non ama la compagnia. Aiuto! Ma è Sweet Chuck! 10-1 che quei babbei inciamperanno nel primo ostacolo che incontreranno. Aiuto! Accidenti! Che schifo,
Meno male che non ci sono le piume. Perché non tieni un po' chiusa quella boccaccia? Signore, l'avverto che sta violando la legge. Il fantasma obbedisce soltanto alla sua legge. Hai chiuso, sacco d'ossa. Wow, non immaginate quanto sia felice di intravedervi. Caspita, con quella porta si è venuta a creare una piacevolissima corrente d'aria. Fatevi indietro, ragazzi, ci penso io. È un tuono quel che ho sentito. Mi pare di sì, sta cominciando a piovere. E conviene star fermo. Ci vuole ben altro che uno stupido piedipiatti per dare ordine a un fantasma. Sparito come un buffet gratuito. E adesso mi dici che cosa facciamo? Per vostra fortuna sono un patito dei film dell'orrore. Ma chi l'avrebbe detto che lì c'era un passaggio segreto? Zed, libera Switchak. Voi altri con me. Carica! Trova il modo di uscire di qui, Proctor. Ci sto tentando, signore, ma non riesco ad afferrare quell'anello. Correte, ragazzi! L'abbiamo quasi preso! Il quasi mi preoccupa. È in trappola, non c'è via d'uscita! Ormai l'abbiamo in pugno! Non riesco ad aprirla. Sai cosa vuol dire questa P? Significherà privato. No, nel tuo caso, pollo! Caspita, ragazzi, è come un bazar per illusionisti. Sembra di essere a casa del mago Houdini. Ma dov'è il fantasma? Sono quassù, dove voi non potete raggiungermi. Stavolta è proprio in trappola. Sono qui, nella zona riservata ai fumatori. Ti dichiaro in arresto. Se siete davvero decisi ad arrestarmi, prima o poi dovrete anche guardarmi in faccia. Me ne faccio un baffo dei tuoi occhi, sono cieco come una talpa. Mamma, lo ha letteralmente spezzato in due. Non picchiarmi, ti prego, non farmi la bua. E questo sarebbe il fantasma? Ma come fa una pulce a creare guai tanto grossi? Un po' di suggestione, qualche trucco ben studiato e un sacco di radiocomandi. A te l'onore, Switchak. Con immenso piacere. Switchak ha avuto una medaglia, ma siamo impazziti. Per cosa poi? Chiunque può arrestare un mago in miniatura. Quel mago in miniatura ha terrorizzato e messo a riposo tre dei suoi uomini migliori. Beh, ma non ha terrorizzato me, Mahoney. E neanche me. Aiuto il fantasma! Fissate lo sguardo sul mio volto! Che costume da sballo, vero capitano? Oh, ma noi non ci siamo mica cascati! Ah,